Al terzo giorno di raduno al Ciocco siamo andati a vedere il lavoro di Roberto Russo che si è prestato alle nostre domande. Coach, solo pochi giorni di preparazione. Come si stanno comportando i ragazzi? Siamo in anticipo su quella che è un po' le settimane di programmazione, cioè invece di fare 6 settimane quest'anno abbiamo deciso di fare 7 settimane, privilegiando il fatto di andare una settimana in ritiro, quindi questi giorni sono giorni di molta pazienza, molta calma, di recupero fisico dei giocatori, non vogliamo cadere in nessun tipo di contrattempo. Nicola si sta concentrando molto sulla progressione del lavoro proprio per scongiurare tutto quello che è il pericolo dell'infortunio, quindi con grande calma, non ci sono nessun tipo di preoccupazioni, anche la parte tecnica stiamo andando molto lentamente. State già lavorando sul perché con la palla, ormai non esistono più i lavori di preparazione sull'atletica, o mi sbaglio? Sì, non c'è dubbio, abbiamo privilegiato il fatto del fare la mattina preparazione atletica e il pomeriggio sempre basket. La mattina i ragazzi possono essere un pochino più freschi, il pomeriggio logicamente un po' di meno, però in questo momento era giusto privilegiare il lavoro di Nicola Cortopassi rispetto a quello che è la parte tecnica. La sera troviamo i ragazzi un pochino più sulle gambe, un pochino più stanchi, però questo è totalmente normale, dove poi ci dedichiamo esclusivamente alla parte tecnica, a quella che è la costruzione del gioco, la parte del ritorno della sensibilità delle mani sulla palla e tutto quello che è la parte del ball handling e della sicurezza che i giocatori devono avere col contatto con la palla. I tifosi biancorossi sono molto curiosi di conoscere Kelvin Martin e Michael Deloach. Come sta procedendo il loro inserimento? No, sono due ragazzi eccezionali, strepitosi, si sono già integrati con il resto della squadra. Michael è un ragazzo un pochino più taciturno rispetto a Kelvin. Kelvin è molto più solare, ragazzo che ride sempre, però hanno già fatto gruppo con tutto il resto degli italiani, di conseguenza spero che già poi dalle prime amichevoli si possa capire e interpretare quello che è stato un po' il nostro discorso con la società, di prendere dei giocatori buoni però che abbiano anche grande personalità e grande capacità di stare con gli altri.